Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. E sono davvero lieta di introdurre questo l'incontro di oggi pomeriggio. L'incontro di approfondimento dei temi della mostra che è ospitata qui in Archiginnasio, che spero abbiate potuto visitare o che possiate visitare nei prossimi giorni. Sarà aperta fino all'8 di ottobre. L'incontro di oggi pomeriggio è promosso dal gruppo di studi Alta Valle del Reno, dall'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna, in collaborazione con la Biblioteca dell'Archiginnasio. È un momento davvero privilegiato di approfondimento del contesto storico che ha portato alla realizzazione di quei bellissimi disegni cinquecenteschi che sono esposti in mostra. L'incontro prevede la presentazione del volume di cui sono autori Renzo Zagnoni e Roberto Labanti. È un volume di approfondimento e di studio dei disegni, delle mappe che ritraggono le pievi della diocesi bolognese nel periodo della Controriforma. È uno studio che ha sviluppato e portato avanti la ricerca avviata da Mario Fanti nel 1964 con nuovi esiti e nuove scoperte. L'incontro prevede dunque la presentazione del volume e poi un approfondimento del momento storico, del periodo della Controriforma e di una figura molto così significativa per questo momento della storia di Bologna, per il momento della Controriforma. La presentazione del volume è affidata alla professoressa Simona Negruzzo, docente di storia moderna dell'Università di Bologna. E un affondo sulla figura del vescovo e poi arcivescovo Paleotti ci verrà presentato da Donatella Biagi Maino, che è docente di museologia e critica artistica e del restauro dell'Università di Bologna ed è membro fondatore dell'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna. I disegni che sono esposti in mostra sono significativi per l'indagine storica, ma anche per un'indagine scientifica sul versante della cartografia, della geografia. E questo aspetto verrà sviluppato, questa nuova prospettiva, da Maria Luisa Garberi, che afferisce al servizio innovazione digitale dei dati e delle tecnologie della Regione Emilia-Romagna, che ci presenterà il tema della geolocalizzazione in favore dell'indagine storica, applicata all'indagine storica. Al tavolo è presente ovviamente l'autore Renzo Zagnoni, l'autore del volume e curatore della mostra, insieme a Roberto Labanti, che sfortunatamente a causa di un infortunio non ha potuto essere presente. È un piacere per me ringraziare particolarmente il dottor Gianluigi Osti, qui accanto a me, che è il proprietario della collezione dei disegni che senza i quali la mostra non avrebbe potuto essere. Ecco.
In mostra sono esposti infatti ben 13 disegni della collezione Osti e un disegno di proprietà della Biblioteca dell'Archiginnasio. Quindi gli sono particolarmente grata per la disponibilità con cui ha messo a disposizione la sua raccolta, la preziosa raccolta di originali per la fruizione pubblica. Bene, e passo la parola al professor Zagnoni. Si spinge, sì. Buonasera, benvenuti a tutti. Io, quando ho mandato la newsletter ai nostri indirizzi, ho fatto un caldo, caldissimo invito a venire, perché vedere la sala dello Stabat Mater vuota sarebbe stato assolutamente negativo, ma vedo che il mio appello, ma anche quello di altri amici, relatori eccetera, ha raggiunto il suo scopo, e quindi siamo molto contenti. Siamo molto contenti anche, e ringraziamo sentitamente la direttrice dell'Archiginnasio per aver accolto questa proposta che abbiamo fatto Roberto Labanti, io e Gianluigi Osti ormai qualche mese fa, di mettere in mostra questi acquerelli, che resteranno in mostra fino all'8 di ottobre, dal 9 di settembre all'8 di ottobre. Quando si è parlato di Gianluigi Osti ho cominciato io l'applauso, perché non è facile trovare collezionisti che siano disponibili a darti il loro materiale. Anzi, il collezionista medio, dico sempre questo, non darebbe una cartolina del 1964 neanche alla mamma in punto di morte. E invece Gianluigi Osti ci ha generosissimamente dato la possibilità di, prima, di riprodurli, e poi in modo anche piuttosto serio, perché Stefano Semenzato, che è diventato un amico di tutti, è capace di fare le fotografie, e poi finalmente di mettere in mostra. E poi naturalmente ringraziamo sentitamente io invito soltanto delle donne evidentemente a fare delle presentazioni, infatti le presentatrici sono tutte e tre donne e di notevole livello, anche perché l'altra cosa che mi piace sottolineare è che questa cosa è organizzata insieme anche all'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna, di cui sia Simona Negruzzo sia Donatella Piaggimaino fanno parte, e infatti ci siamo conosciuti più approfonditamente proprio perché anch'io ne faccio parte, e con la nuova gestione, chiamiamola così, di Lorenzo Paolini le cose si stanno mettendo molto più velocemente, si stanno facendo tante belle cose. Fra l'altro vi inviterò anche il 13 di novembre a San Giovanni in Persiceto e l'11 di dicembre a Lizzano in Belvedere, perché ripresenteremo il nostro volume sulle pievi e anche il volume degli acquerelli. Gli acquerelli da cosa nascono? L'ha già detto la dottoressa direttrice. Nascono dal fatto che nel 1964 Mario Fanti, che lavorava proprio qui, bisognava salire una scaletta poco più in là del corridoio, era il direttore della parte dei manoscritti dell'Archiginnasio, scoprì questi, tanto il primo che era di proprietà, e che è ancora oggi di proprietà dell'Archiginnasio, e poi gli altri di proprietà di Gianluigi Osti, ma allora se ne conoscevano altri due che sono scomparsi purtroppo sul mercato antiquario. Quanti dovevano essere questi acquerelli? Forse più di 40, perché le pievi elencate nella decima dell'anno 1300, che sembra essere quella che viene seguita per questa serie di acquerelli, ne comprendeva circa 40, insieme a Paola Foschi, che è qui presente. Anni fa facemmo un volume sulle pievi, mi pare che in totale le pievi bolognesi fossero vicine alla cinquantina, e quindi gli altri sono scomparsi, gli altri sono andati probabilmente scomparsi nel mercato antiquario, tanto che con Roberto Labanti ci dicevamo: speriamo che con questa mostra, che dà valore e dà visibilità a questi acquerelli, sia possibile trovarne addirittura qualcun altro di proprietà inevitabilmente privata. Fanti li scoprì, li studiò, li ha studiati ampiamente in più di un'occasione, anche in un altro articolo del 90 sul Carrobbio, e noi abbiamo fatto due cose: li abbiamo ripresi
ripubblicati in modo molto più ampio, in modo che fosse più possibile leggerli in modo molto più preciso, perché la pubblicazione in piccolo è un conto, la pubblicazione in formato, non dico che siano come gli originali, ma assomigliano un po' agli originali come dimensione. Poi insieme a Roberto Labanti abbiamo provato ad approfondire un po' la ricerca soprattutto su questo personaggio che si firma in uno degli acquerelli, Johannes Berblocus Rofensis Anglus, di cui credo che ci parlerà in particolare la dottoressa Negruzzo presentando il volume, perseguitato religioso del periodo della riforma anglicana in Inghilterra, bolognese, tanto da avere, credo, 3 in totale o 4 addirittura, 3 stemmi e un'impresa che sono in una delle sale, purtroppo sale di quelle dove c'è la conservazione dei volumi, quindi non è possibile vederli, però c'è il suo stemma che fra l'altro ha come elemento naturalmente l'orso, Bear Blocus, Bear in inglese significa orso e quindi lo stemma è diventato l'orso. Il libro è stato stampato dal gruppo di studi Alta Valle del Reno, che è la nostra associazione di volontariato culturale, si chiama infatti APS, Associazione di Promozione Sociale, che il primo di agosto è trasmigrata nel RUNTS. Voi sapete tutta di questa cosa? Ve la racconto. Trasmigrato è il termine burocratico che viene utilizzato. Il RUNTS è il registro unico nazionale del terzo settore e quindi è quello che raccoglie le associazioni come la nostra. E quindi è cosa molto importante perché facciamo parte di questa sezione del terzo settore che si interessa in particolare di cultura. E poi alla fine farò un piccolo spot pubblicitario che faccio sempre, ma ve lo riservo per l'ultimissima parte del nostro incontro. Lascio subito la parola alla professoressa Simona Negruzzo, che insegna nella nostra alma mater di Bologna e che si è dimostrata estremamente disponibile a partecipare a questo incontro. Devo dire che si è dimostrata disponibile persino prima di aver visto il libro e quindi questo significava che aveva una grande fiducia, evidentemente. Prego. Grande fiducia. Grande fiducia e anche grande considerazione del lavoro che è stato fatto in questi anni. Noi ci siamo conosciuti un po' dopo, ma sicuramente molto molto è stato arato e quindi io sono su spalle di giganti, mi metto tranquilla. Allora, me lo scrivo questo, Sono particolarmente lieta e riconoscente davvero agli organizzatori per l'invito a presentare il bel volume Le pievi della montagna bolognesi in alcuni acquarelli cinquecenteschi, curato, come avete sentito, da Roberto Labanti e Renzo Zagnoni, con le riproduzioni fotografiche di Stefano Semenzato. Il volume, di cui abbiamo già sentito, è uscito per il gruppo di studi Alta Valle del Reno di Porretta Terme e accoglie questa serie di mappe cinquecentesche che rappresentano altrettante pievi con il territorio ad esso annesso. Il volume, non so se avete avuto modo di dare un'occhiata, anche questo è un gioiellino. Ha un formato elegante, rettangolare, evocativo di un vero e proprio album di disegni e si può suddividere in due parti distinte. Un'introduzione da pagina 3 a pagina 9, lo schema di ricostruzione del manoscritto importante che dà un po' anche il senso di ciò che manca in me, ma che comunque ci lascia già assaporare la complessità e la ricchezza di questo lavoro. E poi la riproduzione in sequenza di 17 carte. Fra questa appunto vi è la mappa conservata qui in Archiginnasio, quella che fa riferimento al suburbio meridionale della città di Bologna. Due riportate nel saggio che ricordava da Mario Fanti, ahimè disperse, di cui abbiamo solo la riproduzione, e 13 della collezione privata di Gianluigi Osti di Bazzano e poi un'altra mappa relativa alla pieve di Cento che è stata aggiunta di proprietà in questo caso della stessa parrocchia. Come potete intuire, si tratta davvero di un lavoro meritorio che riunisce una serie dispersa di disegni eseguiti ad acquarello con ogni probabilità rilegati già in un volume. Ed è probabilmente il corpus originale
constava di una quarantina o più coppie anche di carte relegate insieme in forma di volume, come sembra in parte dimostrare la numerazione, la cartulazione anche originale presente nelle mappe. Si tratta di fonti iconografiche assai significative che permettono di ridare forma e concretezza ad uno spazio antropizzato, quello dell'Appennino bolognese, scandito da insediamenti religiosi, veri cuori pulsanti delle comunità insediative. Gli autori non si sono certo risparmiati. Allora, già, io ho già sentito, insomma, la presentazione della nostra carissima direttrice, quindi su questo davvero lasciatemi però solo dire una cosa su Renzo Zagnoni che ho scoperto. Il catalogo elettronico del Servizio Bibliotecario Nazionale menziona ben 394 documenti a suo nome. 394 documenti. Significa opere. Certo, magari qualche ripetizione c'è, sappiamo che alle volte il catalogo cede un pochino, ma cari miei, è un bel bottino. È un bel bottino di ricerche accumulato davvero in qualche anno, dal 76, posso dirlo, al 22. E quindi veramente siamo ben forniti e sicuri anche di un lavoro aiutato anche da Roberto Labanti, ma certamente scientificamente solido e che davvero mette in luce una documentazione preziosa. E poi il contributo fotografico di Stefano Semenzato, già parlamentare e impegnato nella promozione di politiche ambientali, è comunque risultato un contributo strategico per l'ottima resa anche fotografica di questi materiali. Il quarto protagonista, un accenno, l'abbiamo già ricordato, l'abbiamo applaudito, ma merita davvero una considerazione, il dottor Osti, Gianluigi Osti, medico e ho letto dentista, esatto, ma collezionista, appassionato di antiquario, il ritrovamento, ma anche la conservazione e la disponibilità di cui si è fatto cenno. Non tenere nascosto, ma ancora condividere. Che poi, insomma, se non si condivide cultura, scienza e arte, questa dimensione ovvero insomma, non serve a nulla. Questa è una chiosa un po' personale. Si è trattato il lavoro del volume di un lavoro corale, motivato dalla prospettiva di raggiungere un obiettivo unitario, valorizzare cioè quelle fonti che illuminano luoghi e persone. Questi materiali, queste mappe, sono attribuibili alla seconda metà del Cinquecento. Si tratta di un corpus nato in maniera organica, non così consueto, ed è questo che le rende un po' particolari e per questo ancora più ragguardevole il lavoro su questi materiali. Queste mappe raffigurano l'area di alcune pievi della montagna bolognese. Si tratta anche di un esempio molto interessante di cartografia tardo cinquecentesca che sottolinea la presenza sul territorio di chiese plebane nella diocesi di Bologna, ma anche mettono in rilievo il ruolo del suo autore, quindi non a caso definibile come il quinto protagonista della nostra storia, quindi il quinto nostro convitato. Nel solco dell'antesignana analisi che hanno già citato, che mi ha preceduto, condotta da Mario Fanti, dai tratti grafici, infatti, sono identificabili due disegnatori di queste mappe, uno dei quali, parliamo solo del secondo, il primo lo lasciamo un po' sullo sfondo, ma il secondo di elevata statura e notorietà, anche perché di lui conserviamo la firma autografa. Questo Johannes Berblocus Roffensis Anglus, un personaggio certamente interessante, indipendentemente dall'esecuzione qui tramandata. Ebbene, le pievi a cui si fa riferimento sono diverse: San Gimignano di Marano a Castenaso, San Lorenzo in collina a Monte San Pietro, San Lorenzo di Panico a Marzabotto, eccetera, eccetera. Non li elenco tutti, li potete aver visti anche nelle nostre vetrine.
certamente meriterebbero uno studio ulteriore sull'intitolazione ancora di queste chiese, in parte già fatto, qui San Giovanni Battista la fa da padrone, insomma è presente in moltissime di queste pievi, ma anche dei culti e delle tradizioni ad esse correlati. Ma a questo punto sfoceremmo in un terreno già arato ampiamente, come abbiamo ricordato, sia da Zagnoni che dalla amica Paola Foschi. In questa raccolta iconografica di mappe può essere messa in relazione anche con l'interesse, anche cartografico, che crebbe all'epoca dell'episcopato di Gabriele Paleotti, di cui ci parlerà la collega, in sintonia con gli orientamenti dettati da un altro bolognese che, a differenza di Paleotti, che siede sulla cattedra di San Petronio, in questo caso che siede sulla cattedra di San Pietro, ed è il Papa Gregorio XIII al secolo Ugo Boncompagni. Questa attenzione anche agli elementi tecnici, per dirla, è il Papa che rivoluziona il calendario, quindi è un uomo attento, sensibile anche a queste dimostrazioni, non solo la parola, non solo il verbo, non solo lo scritto, ma anche la rappresentazione figurativa, grafica in questo caso. Allora, questo interesse era però dettato da un fatto storico altresì importantissimo, e cioè la necessità di dare una regola e riorganizzare le suddivisioni ecclesiastiche e la stessa azione poi pastorale di coloro che erano chiamati a gestirle, a governarle, del territorio all'indomani dell'assise tridentina del Concilio di Trento. Queste carte, infatti, restituiscono l'immagine di una parte dell'ambientazione extraurbana e quella pedemontano-appenninica in un determinato periodo storico, richiamando anche l'attenzione al ruolo delle pievi nel contesto nelle quali queste erano inserite. Etimologicamente la parola pieve deriva, come voi ben ricordate o evocate, dal latino pleben, popolo, da plebs, plebs. Originariamente questo termine designava una tribù, un popolo che non aveva un'organizzazione civile. Siamo nell'età romana allora, ma già nel primo secolo si pensava di applicarlo ad una zona, una circoscrizione amministrativa. La Chiesa, dopo, nel IV secolo, quando viene riconosciuta fra le altre religioni, e poi con l'editto di Teodosio alla fine del IV secolo viene riconosciuta come religione dell'impero, a questo punto non fa nient'altro che sovrapporsi ad una organizzazione, una suddivisione che era già lì pronta, detto fatto. E allora questa circoscrizione, in qualche modo religiosa, ricalca quella civile. Il termine pieve, pievano, forse qualcuno di voi è rimasto impresso, perché il pievano per eccellenza nella nostra memoria è Don Lorenzo Milani, il pievano di Barbiana, quindi anche questo termine, un termine che giustamente fa riferimento ad una circoscrizione più ampia. La pieve era la chiesa nella quale venivano celebrati i sacramenti, amministrati i sacramenti. Ci si ritrovava per i momenti nodali della vita comunitaria, ma era una circoscrizione relativamente ampia. Progressivamente a questa circoscrizione si aggiungeranno un'ulteriore ripartizione interna del territorio pievano e voilà, nascono le parrocchie. Allora, però nel territorio appenninico, ma anche in altre parti del centro Italia, anche dell'Italia settentrionale, il discorso della pieve, la pieve in qualche modo rimane. E allora ecco perché ancora nel Cinquecento noi troviamo questa suddivisione così importante. Certamente gli edifici hanno una loro importanza e anche la ricostruzione architettonica ci parla, anche rimanda alla fede, all'importanza che questi luoghi avevano per chi li viveva, per chi abitava, per chi risiedeva. Allora, fra gli studiosi che maggiormente si sono dedicati, l'abbiamo evocato, Mario Fanti, certamente rimane un punto di riferimento per chiunque voglia approfondire la storia del territorio bolognese, sia dal punto di vista civile che dal punto di vista religioso.
un punto di riferimento e ispirazione che sprona anche a proseguire nel suo solco. Fanti offre su questo materiale una prova di analisi molto acuta. È stato fra i primi a scoprirlo, a mettere in qualche maniera in evidenza questa ricchezza e l'importanza di un approfondimento. Ma andiamo ancora al libro. Il libro, che in qualche maniera fa da supporto anche a tutta questa storia, a questo percorso, ma ha una vita propria, perché dopo una breve premessa l'affondo è riservato appunto a ricostruire, in partenza prendendo spunto dagli appunti biografici che già Fanti aveva delineato, quella figura che è identificata come la mano B, la seconda mano, il nostro Berblocus, John Berbloc, consigliere dell'Università Bolognese dei Legisti, appartenente alla Natio Anglorum, la nazione degli inglesi, e quindi un gruppo, la nazione se erano in qualche maniera le associazioni studentesche che supportavano questi poveri stranieri che si trovavano in terra straniera. Noi alle volte non ci pensiamo mai, ma le nazioni, i gruppi anche regionali o degli stati che sono presenti in tante città, fanno da supporto e suppliscono ad un'assenza di welfare o del modello E111, c'è ancora il modello E111 per l'Unione Europea? Sì, perché altrimenti se si è all'estero e si ha bisogno di un aiuto, di un problema, nel momento della malattia, perché anche i giovani possono avere qualche problema, e allora ci si fa forza, ci si sostiene, e ci si sostiene anche nell'ambito delle lezioni, dell'università e della frequenza, in qualche modo anche all'alma mater. Ebbene, nel libro, con acutezza e meticolosità, si ricostruiscono i passi che John Berbloc, dalla natia Rochester, originario quindi della città delle rocce nel Kent, ma che si ama definire anche Anglus, perché Anglus è un termine molto più comprensivo, naturalmente, era un giovane già laureato, aveva studiato, diventa magister artium all'Università di Oxford, e con studi amicizie oxoniensi, naturalmente, il libro approfondisce anche le relazioni un po' burrascose con la nuova sovrana. Dal 1558 l'Inghilterra ha una seconda regina. Dopo Mary Tudor, che rimane un quinquennio sul trono, prende il testimone Elizabeth. Quando qualcuno di voi ha seguito i recenti funerali di Elisabetta II, nell'annuncio del primo ministro inglese, qualcuno avrà fatto caso al suo riandare alla conclusione della seconda età elisabettiana. Eh sì, perché di una prima età elisabettiana la storia si è nutrita, ed è una prima età elisabettiana in cui anche la nuova sovrana sterza decisamente la scelta verso il calvinismo. Una scelta che porterà inevitabilmente a perseguitare e a estromettere anche dalla partecipazione della vita pubblica chi? I cattolici. Una sorta di persecuzione al contrario, potremmo dire. Ebbene, il nostro John Berblocus, in qualche maniera, dopo i primi passi della sua carriera, non riesce a far fortuna, a proseguire insomma nella sua professione, e quindi diventa esule religionis causa, questa volta verso l'Italia. È una direzione contraria a quella che invece molti italiani compiono, che aderenti ai fermenti riformatori, verso altre aree d'Europa, la Svizzera innanzitutto, la zona alsaziana, o la Francia poi ugonotta. Ebbene, conservando la fede cattolica, il nostro Berblocus emigra prima facendo una sosta a Douai,
territorio del Belgio, ma molto interessante perché diventa un avamposto del seminario per la formazione del clero inglese, che avrebbe dovuto poi essere assorbito e quindi anche tornare in Inghilterra da fare un'azione, compiere un'azione missionaria. Si ferma a Parigi e poi arriva a Bologna. A Bologna, dove si laurea, come dimostrano i verbali e gli stemmi di cui abbiamo già accennato, presenti in archiginnasio. Io mi candido per avere la possibilità di vederli, ma ci metteremo d'accordo, so che mi sarà concesso. Allora, vederli dal vivo, perché abbiamo la riproduzione, ma voi consentite, essere qui, alzare gli occhi al cielo è tutta un'altra cosa. E il sostegno anche questo per Verblocus. Allora, è importante rammentare che dalla terra di Albione vi fu la fuga di molti giuristi e religiosi che, visti proprio i cambiamenti confessionali, furono costretti a scegliere la via dell'esilio. Questa diaspora rientra nell'ambito delle migrazioni forzate di carattere religioso che coinvolsero un po' l'Europa del XVI secolo. E quindi, come vedete, noi parliamo storia locale, punto di domanda, tutt'altro. Questa è una storia pienamente europea, pienamente all'ordine del giorno di quel tempo e che pone l'esempio di Verblocus, l'esempio delle nostre mappe, sullo scenario di una storia più ampia, generale ed europea. La vicenda allora esistenziale di Verblocus si intreccia fittamente con queste carte. Non solo lui è disegnatore calligrafo, ma come sostenitore di una riforma anche del cattolicesimo nella sua terra, già avviata da un cardinale importante come Reginald Pole, che cercava di trovare una via mediana tra la posizione di un ritorno al cattolicesimo di Mary Tudor e invece la sterzata al calvinismo invece di Elisabetta. Ebbene, abbandona la patria Verblocus nel 1570 e viene accolto a Bologna e diventa collaboratore di Paleotti. Io tenderei a pensare che l'incarico gli viene dato proprio da Paleotti. E sa perché? Perché in quegli anni Paleotti è impegnato, lui e i suoi collaboratori, in una visita pastorale. Uno dei compiti cui il concilio impone ai vescovi. Visitare il territorio. Non così prendere solo benefici, ma conoscere il territorio, conoscere le comunità, conoscere i propri preti. Questo non è cosa da poco, conoscere le chiese, che cosa c'è. Tenderei ad immaginare questo aspetto, soprattutto per il periodo coincidente, gli anni 71-73, che corrispondono alle visite di Paleotti e dei suoi collaboratori, certamente con visitatori, nella pianura, nella fascia montana e di pianura. Sulle tavole mancanti, allora, naturalmente poi, insomma, Verblocus avrà anche altre appendici con un collegamento romano, le sue amicizie con i gesuiti, ma su questo, insomma, noi limitiamoci anche perché vorrei passare la palla alle colleghe e quindi, insomma, ascoltare di Paleotti, di questa persona che in qualche modo è stato il vero mecenate, il promotore, colui che anche ha saputo cogliere in quest'uomo, in questo giovane, anche delle capacità da questo punto di vista artistiche che hanno dato vita a questo importante scrigno prezioso di cui ancora oggi noi beneficiamo. Grazie. E ringrazio fortemente la professoressa Negruzzo, oltre che per la capacità di illustrare il volume, anche per il fatto che ha dimostrato che il volume l'ha letto. E ci sono moltissimi presentatori che si leggono l'indice e presentano i volumi dall'indice. Non è così, Simona Negruzzo, quindi vorrei che facessimo un secondo applauso. Grazie. Bene, passiamo la parola a un'altra amica, Università di Bologna anche lei, ma questa volta
arti visive, quindi storia dell'arte, che è Donatella Biagi Maino, che, come dicevamo prima, la cui conoscenza deriva soprattutto appunto dall'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna. Quello bianco per parlare. Perfetto. Per le immagini io non pensavo alla voce, ovviamente. E adesso dovrebbero comparire alle mie spalle alcune immagini. Io appunto... Ci sono, vai tranquilla. Perfetto. Eccolo qui. Eccolo lui. Sua eccellenza. Esatto. Bene, inizio dicendo una quasi ovvietà, cioè che sono ovviamente grata a Renzo, all'amico e collega Renzo Zagnoni, per questo invito che ho accolto con molto piacere, ritenendolo un onore. Poi dopo, andata a casa, ho detto: oh mio Dio, che cosa ho fatto, perché parlare di Gabriele Paleotti è veramente difficile. Difficile perché è un personaggio non soltanto straordinario, ma anche, diciamo, controverso nella lettura che è stata offerta del suo, non solo del suo episcopato, ma della sua opera letteraria e non solo. E quindi cercherò di essere sintetica nel raccontarne la vita e offrire qualche spunto attraverso appunto le immagini. Questo è un ritratto. Questo è il ritratto che abbiamo presso la iconoteca della nostra università, che trovo molto bello con questa apertura verso una finestra. E inizio raccontandovi la sua vita rapidissimamente. Nasce nel 1522 da una famiglia borghese, ottima famiglia, che lo fa studiare al collegio ancarano con i Rampolli dei Farnesi. 1522, sono 500 anni, quindi io approfitto per informarvi che l'Istituto della Storia della Chiesa di Bologna ha intenzione di celebrerà questo centenario con una lezione magistrale della professoressa Vera Fortunati, che molti di voi credo conoscono e che ha introdotto anche me alla conoscenza di questo personaggio così importante. Ancora, questo lo trovo splendido, questa miniatura che ha agli Uffizi, un ritratto forse il più suggestivo, perché è il più intimo, il più prossimo a quello che doveva essere la sua personalità, che esce dalle tante carte e dalle lettere anche come una personalità estremamente complessa e profondamente combattuta. E lui molto sinteticamente conseguì il dottorato in diritto civile nel 1946, poi quello in diritto canonico, e già dal 1548 ebbe la cattedra di diritto civile a Bologna. Quindi un percorso presso la nostra Alma Mater Studiorum, non esclusivamente presso la nostra Alma Mater, perché frequentò i migliori circoli culturali dell'epoca. Parlo nello specifico ad esempio dell'Accademia Ermettiana del Bocchi, un personaggio anche questo di grande spessore culturale, anche molto difficile, siamo da capo, a inquadrare. Tra l'altro molti di voi avranno visto il suo palazzo, che ha questa straordinaria scritta in ebraico a grandi lettere scolpite nella facciata. E considerando i tempi, considerando che il Bocchi procedeva con gli emblemata, studi anche in sospetto, potevano essere in sospetto di eresia, viene da credere che sia stato il Paleotti medesimo a impedire che venisse distrutta. È una assoluta rarità, solo a Bologna c'è una scritta di quel genere, che è stata in parte mitigato, il cui impatto è stato in parte mitigato con l'introduzione di due piccole croci che abbassano, diciamo così, il significato delle scritte, significato peraltro ancora non chiarito nonostante decenni di studi. Decenni di studi è una riflessione che ci porta a un altro personaggio
Questo, come vedete, poi ci sono le didascalie, inutile che commenti, che è stato straordinario nella introdurre la conoscenza di questo personaggio, cioè Paolo Prodi. Non si può parlare di Paleotti senza ricordare Paolo Prodi e i suoi due libri su Cardinale Paleotti, prima edizione del 59, la seconda del 67, hanno aperto a una conoscenza che non finiamo di approfondire, tant'è vero che l'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna sta promuovendo anche un convegno sul nostro cardinale e anche sugli studi sul cardinale che si sono susseguiti, perché cito ancora di Prodi: le ricerche sulla teorica delle arti figurative nella Riforma Cattolica 65 e seconda edizione 84, l'apporto, uno degli apporti grandi di questo personaggio alla nostra cultura è stato proprio l'attenzione mirabile alle arti figurative. Procedendo velocemente, nel 56 alla nomina a uditore, ecco, questa è una visione d'insieme, e di nuovo lo schema, eccolo qua. Vado troppo in fretta, non penso, spero di no. È un uditore della Sacra Rota Romana. In ragione della sua straordinaria attività, nel 62 viene scelto dal cardinale Morone come consigliere giuridico presso l'ultima fase del Concilio di Trento 62-63. Nel 63 sono tra l'altro discusse le questioni relative alle immagini figurative, una questione ovviamente non da poco considerando la riforma luterana. Scrisse un diario conciliare che è rimasto inedito sino al 1842, è una specie di diario scritto a matita che è stato pubblicato, come ho detto, nel 1942 a Londra, e che è una delle fonti principali per comprendere, ricostruire la storia del Concilio. Abbiamo detto 62 consigliere, 65 per i meriti altissimi viene nominato cardinale, e Pio V nel 66 lo nomina vescovo di Bologna. Questa immagine è relativa appunto al suo ingresso in città acclamato dal popolo. Cosa sono queste immagini? Non potevo, ovviamente, parlando di Paleotti, essendo uno storico d'arte, non cercare di mostrare la sua vita attraverso un percorso visivo. Sono tratte da questo... Scusate, se riesco a tornare indietro, non sono bravissima. Ho fatto... Uso la freccia. Lei è più brava di me, io sono... Non mi mica detto, no, adesso... ho già fatto un guaio. Allora, andiamo su e lo rifacciamo. Grazie. Allora, sto andando per i fatti suoi. Adesso pagina indietro. Dici? No. Ogni computer ha la sua volontà, e quindi... Comunque, volevo mostrarvi l'insieme, il fregio così com'è nella casa capitolare della chiesa di San Giuliano di Bologna, che fu richiesto a ho degli aiuti molto validi, che fu richiesto da Rodolfo Paleotti, un successore del nostro cardinale, eccolo qua, grazie infinite, e non vorrei che squillasse, e la mia incapacità in informatica crea questi siparietti, ma mi dispiace, sono veramente totalmente incapace e anche pigra. Dicevo, fu richiesto da questo Rodolfo Paleotti a un artista, Alessandro Tiarini, avete letto la didascalia, che ha una vicenda affascinante, cioè lui è dapprima allievo di Prospero Fontana, poi di Bartolomeo Cesi, quindi per un fatto d'arme è costretto a rifugiare in Toscana, viene richiamato a Bologna da Ludovico Carracci. Perché ho detto questa cosa? Intanto per introdurre questi affreschi che stiamo guardando così come
step della vicenda del nostro Paleotti, ma anche perché ho citato un nome, quello di Fontana, che è uno degli artisti più prossimi al nostro cardinale, perché il cardinale è venuto a Bologna. Si occupa ovviamente in prima battuta del riordino della diocesi, e qui volevo leggervi quanto ha scritto appunto Prodi al proposito. Il governo pastorale della diocesi bolognese, che può considerarsi concluso solo nel 591, costituì il fulcro della sua importanza storica come uno dei massimi interpreti della riforma tridentina, in parallelo con l'attività che Carlo Borromeo intraprese a Milano, lasciando nello stesso arco di tempo la curia romana. Entrambi posero alla base della rispettiva azione pastorale le direttive del Tridentino sulla residenza di diritto divino dei vescovi, sui concili provinciali ogni 3 anni, sul sinodo diocesano annuale, visto non tanto come sede di emanazione di ordini quanto come riunione di tutto il clero della diocesi intorno al vescovo. Lo spirito episcopale lo porta a scrivere dapprima l'episcopale Bolognensis Civitatis et Diocesis del 1580, quindi nel 94 Archiepiscopale Bolognensis Sive de Bolognensis Ecclesia Administrazione, che è un testo nel quale recupera quelli che sono gli orientamenti della sua politica episcopale, appunto, studiata, come vi dicevo, con grande passione e grande acutezza da Paolo Prodi. Ancora alcune immagini relative, questa sono riuscita a trovarne almeno 3 a colori, qualcosa di più si vede. Sì, sono molto belle. E questo è relativo al Concilio di Trento, qui lo vediamo un pochino meglio. E perché ho insistito su queste immagini? Intanto perché è molto più piacevole che non ascoltare un percorso e basta, ma anche perché rappresentano molto bene quello che è l'interesse del pontefice per per l'arte, per la pittura, che è ciò che inevitabilmente mi coinvolge, senza però soprassedere invece in questo racconto velocissimo su quello che è la sua attività in quanto vescovo. Di nuovo cito Prodi, è inevitabile, non potrei farne a meno. Il vescovo, sostiene Paleotti, oltre che uomo di spirito preoccupato soprattutto della cura delle anime, deve essere massimamente esperto nell'arte di reggere gli uomini e sapere organizzare risorse umane e finanziarie in vista degli obiettivi di governo. La curia episcopale riformata nei suoi uffici con la formazione di apposite commissioni per ogni settore pastorale. La diocesi di nuovo suddivisa, mutando l'antico sistema delle pievi, in circoscrizioni rette da vicari foranei di nomina vescovile, con riunioni mensili del clero in ogni vicariato per la discussione dei casi di coscienza e il controllo della vita liturgica. Ricordo tra l'altro che riformò il sistema di formazione del clero e anche il sistema delle compagnie parrocchiali, avvantaggiandosi anche della costituzione delle scuole parrocchiali. Perché parlo di scuole parrocchiali, di scuole catechetiche? Perché si sposa molto bene questa attività pastorale appunto con il discorso invece della cultura artistica. Ancora mostro, questo è quando è in gioventù, il fregio non tiene conto della cronologia. Ho parlato un secondo fa della dottrina cristiana, cioè delle scuole di dottrina cristiana. Perché? Perché noi abbiamo, proprio grazie a un dipinto che è stato fatto per una scuola di dottrina cristiana, la massima espressione di quello che è la richiesta del Paleotti di una verità e di una coerenza e di un rispetto del Vangelo
attraverso un dipinto che adesso è nella nostra Pinacoteca Bolognese di Ludovico Carracci, che è l'Annunciazione, una delle opere credo più belle di tutto il percorso ludovichiano, ma non solo, un dipinto di una intensità e di un'intelligenza veramente rare. Da dove viene tutto questo? Chiaramente dalla personalità di Ludovico, ma la personalità di Ludovico cresce anche nella discussione, in questo clima tridentino che il nostro Paleotti ha creato a Bologna. Un clima tridentino assai diverso da quello che è imposto, viene quasi da dire, in altre città italiane, anche nella Milano del Borromeo, al quale siamo estremamente grati, ad esempio, per questo testo che ha fatto sul decoro delle chiese, che è un limpidissimo prontuario di conservazione dei beni culturali. Se lo applicassimo ancora saremmo molto più tranquilli su quello che è appunto il futuro del nostro patrimonio. Ma diversamente da Borromeo e da altri, Paleotti ha una minore, molto minore rigidità mentale rispetto agli artisti, rispetto agli intellettuali, perché lui nasce e si forma accanto a degli intellettuali, è un intellettuale, e quindi quando decide di scrivere il discorso intorno alle immagini sacre e profane, 1582, si circonda di artisti, si raffronta con personaggi della straordinaria qualità di Carlo Sigonio, che peraltro difende anche da un'accusa quasi di eresia, Prospero Fontana, che ho citato un istante fa, Ulisse Aldrovandi. E Ulisse Aldrovandi mi fa tornare a questi bellissimi disegni, perché così come, come dice giustamente la professoressa, Paleotti richiese questi disegni, probabilmente, ma è un'ipotesi molto molto concreta, a questo pittore inglese, Aldrovandi nel contempo procedeva illustrando la natura attraverso anche la collaborazione di artisti altissimi. Quindi una volontà di conoscenza della natura come immagine di Dio, e anche della necessità di insegnare nuovamente il Vangelo, l'Antico Testamento, eliminando ciò che era stato della cultura tardomanierista, cioè tutto ciò che era complicato, artefatto, ciò che non poteva parlare al cuore delle persone. Vi leggo direttamente dal discorso un breve brano che secondo me è estremamente significativo. Non sto usando troppo tempo, ancora no. È certo gran meraviglia, per volere intendere qualche libro, vi sono necessarie sì difficili cose come la cognizione della lingua, il maestro, l'ingegno capace, la comodità di imparare, tal che la cognizione loro si restringe solo in pochi che si chiamano dotti e intelligenti. Dove che le pitture servono come libro aperto alla capacità di ognuno per essere composte di linguaggio comune a tutte le sorti di persone, uomini, donne, piccoli, grandi, dotti, ignoranti. E però si lasciano intendere, quando il pittore non le voglia stroppiare, da tutte le nazioni e da tutti gli intelletti, senza altro pedagogo o interprete. Si aggiunge che con breva grandissima, anzi in un momento piuttosto in uno sguardo, si fanno capaci subito le persone, dove nei libri provano gli eruditi quanto tempo e olio vi si consuma per intendere. E quel che più importa è che, non acquistando le lettere o scienze dei libri se non con gran fatica e travaglio e spese dalle immagini, siamo ammaestrati con grandissima dolcezza e ricreazione. E oltre ciò, spesso dei libri avviene che quello che con gran difficoltà si è imparato, con gran difficoltà si scorda. Trovo che sia stupendo. E dove le immagini, quello che insegnano, lo scolpiscono nelle tavole della memoria sì saldamente che vi resta impresso per molti anni. Grandissima dolcezza e ricreazione sono due termini fondamentali. Se pensate alla pittura di Ludovico Carracci, di Annibale, di Guido Reni, dei nostri grandissimi artisti, vi si trova proprio
questo carattere, questa capacità di colloquiare con il fedele con dolcezza e anche portando la bellezza come piacere. Ora è chiaro che non si può arrivare a una forma così diretta, il cardinale impone, il pittore esegue, è assurdo, le vie della pittura sono diverse, però i collegamenti ci sono. Il clima meraviglioso, devo dire, creato dal nostro Paleotti in questa città, che riesce a coinvolgere personalità così diverse, che si rivolge ai poveri, che ha una fortissima carità, la carità del vescovo appunto, è stato per questi artisti che ho citato, e tra questi anche il nostro Tiarini, sicuramente fondamentale. Quindi è un sistema di interazione formidabile. Ancora alcune immagini, ecco qua, con questo sono stupende, San Giuliano, però nella casa parrocchiale, quindi difficili da vedere. Sono bellissime, come sarà bellissima poi la pittura del Tiarini nel seguito. Uno dei dipinti che preferisco, ad esempio, nella chiesa del Santissimo Salvatore, forse l'avete in mente, questa grandissima pala d'altare che è sulla sinistra rispetto all'altare, dove la Madonna, sono nella sala la Madonna col bambino e San Giuseppe in primo piano, che li indica con una un'enfasi, un pathos, e dice al fedele quello che Paleotti avrebbe voluto che si dicesse: guardate questo bambino, sì, questo bambino è nato per voi, e per voi l'adulto ovviamente si sacrificherà. Ed è un dipinto veramente paleottiano, vi invito a vederlo perché è anche splendido. Tra l'altro è una chiesa che ha rischiato di essere chiusa, insomma tante cose, per cui frequentatela, così rimane a noi accessibile. Entro il 1611 questi dipinti, il nostro cardinale torna a Roma, non sconfitto ma deluso perché il potere pontificio sovrasta quello dei vescovi, la riforma non è stata portata a termine così come la sperava lui. Nell'89 diventa cardinale vescovo di Albano e si trasferisce a Roma nel 91 e vi si spegne nel 97. Nel frattempo il suo libro strepitoso è stato tradotto in latino e ha perso impatto. Ha perso molto significato. Un ultimo libro che cito è del 595 ed è De Bono Senectutis, ed è un testo nel quale è forte l'esaltazione dell'uomo e della vecchiaia come possibilità di espressione della ragione e della libertà, che abbiamo visto ha guidato anche all'interno appunto della diocesi bolognese la sua attività anche come censore? No, è una parola troppo forte, è stato considerato un censore della libertà artistica, ma in realtà non è così. E il dibattito su questi due aspetti è ancora aperto, e con questo concludo invitandovi al prossimo convegno. Grazie. Grazie anche a Donatella Biagimaino. Siamo entrati nell'ambiente, siamo entrati nel periodo, siamo entrati nel clima nel quale si inserisce anche il nostro John Baerbock. Fra l'altro ricordo anche che il Palazzo Vescovile di Bologna, poi Arcivescovile, veniva chiamato il Palazzo degli Inglesi perché lui protesse, oltre a John Baerbock, anche altri esuli cattolici dall'Inghilterra. Allora siamo arrivati a Maria Luisa Garberi, che ho conosciuto. In primavera, Regione Emilia-Romagna, eravamo in quella meravigliosa biblioteca Guglielmi dell'ex IBC
nell'ex Istituto per i Beni Culturali, che si trova in via Marsala, biblioteca che, se non conoscete, vi consiglio di frequentare, perché c'è la sala maggiore di consultazione dove ci sono le storie di Enea, che è veramente una meraviglia. Lì ci siamo conosciuti proprio in relazione a questa a queste rappresentazioni cartografiche, e Maria Luisa Garberi cambierà completamente la prospettiva, perché ci parlerà della geolocalizzazione per l'indagine storica. Buonasera, intanto devo cominciare ringraziando il dottor Zagnoni di avermi invitato dottor Osti di aver concesso di georiferire le sue tavole. È stato un esperimento durante un seminario in cui avevo invitato appunto nell'archivio cartografico il dottor Zagnoni. Lui ci ha parlato di questa, ha fatto uno spoiler di questa mostra che ci sarebbe stata all'archiginnasio, eccetera, e allora io buttai là dicendo: beh, sarebbe bello georiferirle queste tavole, e loro hanno accettato. Quindi adesso io vi faccio un po' vedere appunto come funziona. Adesso vediamo se becco la freccia giusta. Io sono un funzionario della Regione Emilia-Romagna e mi occupo, ho la responsabilità dell'archivio cartografico regionale, cioè di quello che una volta era il negozio di vendita delle carte di carta che la regione produceva. Comincia negli anni 70 il cammino dell'archivio. Oggi le carte di carta ormai se ne producono poche, produciamo molti file che distribuiamo gratuitamente tramite la rete, e l'archivio è rimasto comunque un punto di incontro, diciamo, tra il pubblico e la regione, la produzione cartografico territoriale della regione. Oggi è esternalizzato, se ne occupa un'azienda e io ho il compito di custodire che tutto funzioni. E cosa vende l'archivio? Vende o cede gratuitamente mappe, fotografie aeree. Questa è la branca più grande che ci dà da fare, perché le fotografie aeree sono richiestissime per motivi di problemi insoluti con i comuni, di, come dire, permessi edilizi più o meno, come dire, errori, guai che ci sono, e quindi le foto aeree, specialmente quelle storiche, mostrano una verità assoluta: la tettoia c'è o non c'è. Quindi una foto aerea è richiesta in tribunale, in un sacco di punti, poi carte dei sentieri, carte dell'uso del suolo, eccetera. Ma veniamo alle nostre pievi. Quindi io ho fatto il tentativo di georiferire delle cose che non sono delle carte, ovviamente sono disegnate con molta cura, sono molto belle, però non sono delle carte. Quindi il risultato non dobbiamo cercare una precisione perfetta, perché chiaramente sono disegni di paesaggi che l'autore ha interpretato, non ha fatto delle misure. Quindi intanto come ha usato? Ha usato la prospettiva, che è uno strumento con cui noi leggiamo lo spazio e cerchiamo di dare ciò che un osservatore fermo vede con un occhio fisso davanti a sé. Quindi gli autori, io non voglio dire, osservandole per georiferire, io ho avuto l'impressione che le mani siano più di due, però resta la mia opinione da ignorante di arte, di cartografo che ha semplicemente osservato tutte queste chiesette, le ha guardate per bene e ha cercato di collocarle nel mondo di oggi, e tante non ci sono più. Sono visioni prospettiche. Queste mappe assomigliano alle mappe a volo d'uccello, però con una vista dall'alto della Terra e con una prospettiva che in alcune è corretta, in altre è una prospettiva, la definirei un po' infantile, un po' naif.
in questi disegni, quindi non è la prospettiva almeno che mi hanno insegnato a scuola quando ho fatto storia dell'arte, eccetera. E però erano l'ispirazione chiaramente a quelle mappe che venivano fatte nel Cinquecento, dette ritratti di città, ovvero dove gli edifici importanti, gli edifici che esprimevano il potere, erano disegnati in tridimensione, mentre il resto della città era spesso con una visione planimetrica. E lo stesso fanno gli autori di questi due filoni di acquarelli, quindi pongono quasi sempre la pieve al mezzo, e la pieve è il centro di potere dell'area che sottende, e quindi forse si sono appunto ispirate a questa moda di fare le mappe di città. Ora, perché geolocalizzarle? È una domanda molto pratica e molto logica, dice: sono così belle così, che cosa serve metterle sopra una carta geografica? Beh, un po' per dare alla valenza grande artistica che hanno, un po' di valenza territoriale, un po' per vedere come si possano sposare con una moderna, o un po', vedremo, meno moderna cartografia. E come devo fare per geolocalizzarli? Bisogna che io riconosca dei punti sulla carta che voglio, sull'acquarello, e gli stessi punti io li vado a riconoscere in una carta moderna. E quindi a quel punto leggo con una coppia di coordinate il punto dell'acquarello sulla mappa moderna. E attraverso un software GIS, cioè un sistema informativo geografico, riesco a far acquisire all'acquarello le coordinate della cartografia. Vediamo che qua ho preso San Lorenzo in collina come esempio. Il nostro autore ha una visione assolutamente prospettica, noi sulla carta abbiamo invece una visione planimetrica, cioè la vediamo dall'alto con una visione assolutamente zenitale. Quindi non è facile, non è possibile fare una georeferenziazione correttissima, precisa, perché io ho scelto un punto al centro del disegno della pieve e l'ho posto al centro della pianta della pieve. Quindi è chiaro che ho fatto una trasposizione piuttosto, come dire, allegra, definiamo, un po' forzata. Quindi ho scelto non tantissimi punti, perché più punti scelgo più deformo l'acquarello, quindi non è il caso. Qui appunto non cerchiamo una precisione al metro, ma anche qualche centinaia di metri ci basta come precisione. Quindi voi vedete che San Lorenzo in collina, rispetto a come lo guardiamo, si è ribaltato e inclinato di 45 gradi, però io così ho cercato di posizionare i punti sulla cartografia. Vado avanti. In alcuni casi, per evitare appunto che si sovrapponessero, ho cancellato nel file ovviamente il contorno, in modo da renderlo trasparente e da poter usare lo stesso. Cosa vuol dire questo? Avendolo io georiferito, l'importante è che io non alteri la dimensione del file. Io rendo trasparente, ma il file è ancora grande come quando aveva il suo contorno. E dato che il software utilizza il punto in alto a sinistra della mia mappa, del mio rettangolo, quel punto rimane sempre lo stesso, però io riesco a vedere le mappe che gli stanno sotto, perché ho reso trasparente il contorno. Qui vediamo un particolare, appunto, come è stato anche un po' stiracchiata dal software l'acquerello, si è ristretto e allungato. E qua vediamo una visione d'insieme di tutte le mappe che georiferite, tutte meno una, ne manca una che non vedete, perché non sono riuscita a georiferirla, e dopo vi spiego anche il perché. E vedete che più o meno qua si percepisce bene
a seconda del quanto territorio l'artista ha deciso di disegnare, gli acquarelli sono tutti grandi uguali, però gli artisti hanno deciso di disegnare più o meno territorio, andando ad ancorare a dei punti reali del territorio, le mappe sono diventate più grandi o più piccole rispetto alla più o meno a 3 della misura che hanno gli acquarelli. E vedete qua, io l'uso del puntatore, sì, vedete la manina dove l'ho spostata? Ecco, questo è Barbarolo, la pieve di Barbarolo è quella più grande in assoluto, cioè nella 3 il disegnatore ha messo dentro tanto territorio e quindi disponendola è diventata un'immagine molto più grande delle altre. E qui ho fatto 2 conti perché sul software ho disegnato il rettangolo, l'ingombro del mio acquarello e ho guardato rispetto alla mano A come si è mosso l'artista. Quindi andiamo da Casio che copre 4 km quadri a Cavane che ne copre 138 di km quadri perché si è allargato nel suo disegno. Mentre la mano B, eccola qua, dunque Barbarolo, che è la più grande, quella che vi ho fatto notare prima, addirittura copre 286 km quadrati. Calvezzano è la più piccola della mano B, con 22 km quadri. Manca la pieve di Gorgognano e adesso vedremo il perché. Ho dato un'occhiata anche a dove si è posto l'artista per guardare il territorio. Nella mano A sono tutte da nord-est, quindi è come se lui ha una certa quota, perché non ha disegnato da terra, ha immaginato e ha disegnato come se lui fosse, ho fatto i conti solo per San Lorenzo in collina, circa 1500 metri di quota si è messo e ha osservato e traguardato a quella quota. Quindi tutti da nord-est, meno Pitigliano che la guarda da sud-est. Mentre la mano B è un po' più vago, più ne usa 3 di punti di vista, quindi per Barbarolo e per questa che non mi ricordo che cos'è, guarda da nord-est, mentre per questa e questa, che si sovrappone a Barbarolo, guarda da nord-ovest e l'ultima da sud, la pieve di Verso, guardata da sud, quindi cambia un po' il punto di vista. Perché non sono riuscita a georiferire Gorgognano? Perché Gorgognano è quella più strana, più diversa da tutte le altre. Questa è un quadretto, non è un tentativo di disegnare una mappa a volo d'uccello. Qui l'artista si pone forse sulla collina di fronte e disegna le 3 chiese. Purtroppo però già la chiesa di Gorgognano non c'è più, ma l'ho ritrovata sulle mappe, sull'IGM di primo impianto, eccetera. Le altre 2 le descrive dicendo solo un nome, io sinceramente non le ho trovate, ma il problema, anche se le avessi trovate, è che per georiferire ci vogliono come minimo 4 punti e io qui il quarto non ce l'avevo comunque, quindi questa non l'ho georiferita. Però mi sono, qui la pieve di Gorgognano ho trovato, ho fatto un po' di ricerche, mi ha divertito molto questo lavoro perché ho cercato tutte queste chiese in giro per la rete per vedere un po', e qui ho trovato questa foto che è sulle pagine della Val di Zena, e una foto di poco prima del 44 quando è stata distrutta appunto la pieve. Allora, ma Gorgognano non è lontana da Barbarolo. Barbarolo, abbiamo visto, è quella grande, anzi ci va dentro, ci andrebbe sopra. Quindi, adesso vi faccio vedere una cosa. Barbarolo perché copre un territorio così grande? Perché l'artista disegna sia la rocca di Cavrenno che la rocca del Monzone. Ma la rocca del Monzone è di là. Lui disegna solo Idice e Zena, ma in realtà il Monzone è di là da Setta e Reno, è per quello che copre un'area enorme,
e non l'ho potuto usare il Monzone per georiferirla, perché altrimenti il software mi avrebbe tirato l'acquarello come una specie di banana, perché chiaramente, se torno indietro, vediamo se ce la faccio. Sì, voi vedete che il Monzone è questo, in mezzo Setta e, Reno e Setta non li ha disegnati, ma ha appiccicato tutto abbastanza affastellandolo vicino. Cavrenno è da questa parte, eccola qua, e quindi chiaramente se io avessi usato questo avrei dovuto stiracchiarlo a un punto tale che non avrebbe avuto senso, quindi non l'ho utilizzato, però ho fatto un gioco, potenza del software moderni, io ho preso Gorgognano, sono andata a vedere più o meno dove doveva cadere rispetto agli altri e ho aggiunto qua la Pieve di Gorgognano, questa Santa Maria di Bordignano e Monterenzio e quindi ho colmato la mappa di Barbarossa, cioè un gioco chiaramente, mi sono permessa questo piccolo gioco per far sì che anche lei ci fosse in questa georeferenziazione che ho fatto. Poi ho fatto una prova per il suburbio, per i suburbi di Bologna, dato che abbiamo qui, ho messo quella che è qua l'archiginnasio, la mappa del Chiesa del 1731, noi l'abbiamo georiferita e ce l'abbiamo sul nostro geoportale, però in bianco e nero, non questa a colori, quindi sono andata, visto che è ricchissima di chiese, oggi ho riferito le tre del suburbio sopra anche al Chiesa, si sono deformate meno, non so se perché sono, il Chiesa ha solo 200 anni di meno e non 400 o 500 come le nostre, però si sono deformate un po' di meno e si sono posizionate abbastanza bene, diciamo. Ora chiedo l'ultimo permesso, se mi verrà concesso dai nostri autori, io vorrei inserire questo nel nostro geoportale dove abbiamo una sezione di cartografia storica, dove abbiamo appunto carte storiche dal 1580 al 1852 e poi via via foto aeree antiche storiche eccetera e catasti antichi. E quindi adesso qua vi faccio vedere la prima pagina della prima videata di quelle dal 1500 al 1852 e qui all'interno ci sono molti strati di cartografia e mi piacerebbe mettere anche le pievi se appunto loro mi daranno il permesso e quindi questo eccetera. Quindi concludo dicendo che appunto la georeferenziazione di una carta storica o di una veduta come in questo caso non dobbiamo appunto come dicevo prima cercare una base che sia confrontabile immediatamente o addirittura automaticamente, ma può essere fatto solo con dei confronti a vista di una persona che abbia idea di quello che sta guardando e del gap di quasi 500 anni che ci sono tra una cosa e l'altra. Questo però non sminuisce l'importanza dell'operazione e anche della validità appunto dell'operazione, anche perché questo ci porta a vedere tanti cambiamenti del mondo di oggi, del paesaggio rispetto al mondo di ieri, poi a un mondo così antico di appunto 500 anni. Io vi ringrazio della pazienza e vi chiedo perdono se vi ho annoiato. Pomeriggio decisamente ricco, mi sembra che si possa dire, anche per le prospettive diverse di ricerca e di visione di questi nostri acquerelli. Prima di lasciare la parola a Gianluigi Osti, che concluderà il nostro incontro, vi ricordo che domani pomeriggio, se qualcuno volesse venire, alle ore 16:30 in Sala Borsa ci sarà la presentazione dell'ultimo dei nostri 6 libri di quest'anno, che è quello sulla storia della Madonna del Ponte di Porretta, che recentemente è anche stata proclamata patrona del basket italiano. Domani pomeriggio, Sala Borsa, ore 16:30.
Lascio la parola a Gianluigi Osti, che oggi abbiamo ampiamente elogiato. È troppo. No, io farò un racconto semplice di come questa storia di un ritrovamento insperato, come l'ha chiamato Fanti, ecco, dottor Fanti. E io, siccome ci sono state delle coincidenze talmente che ho chiamato caso per caso per 3-14, perché è proprio una cosa. Allora, dunque, tutto nasce quando noi nell'88 acquistammo una parte di casa di un edificio del 1910 di Bazzano Liberty, da quella che era mia stata la mia insegnante di francese, la professoressa Giovanna. E a un certo punto lei doveva liberare quella, però disse: guarda Gigi, che non ce la facciamo mica, sai, portare tutto, le mie figlie non mi aiutano, per cui lasci la roba. Poi io ero anche curioso di vedere quello che c'era su nel solaio. E in un cassone di libri, il 90%, anche di più, erano libri, insomma, libri scolastici, però c'erano per esempio i due volumi del Fantini, che io non avevo, veramente molto molto interessanti. Poi dopo c'erano queste, per cui voleva dire che c'era qualcuno all'interno di questa famiglia, molto probabilmente quello che aveva costruito nel 1910, e c'erano anche tre piccoli volumi di questa strenna storica bolognese che io non conoscevo neppure, della verità, edito da Tamari, che era una faceva delle edizioni, diciamo, di nicchia. E a un certo punto io comincio a guardare, erano una diciamo, ognuno di questi era una raccolta di varie letteratura, storia. E a un certo punto vedo che ci sono tre pagine che si aprono in maniera. Dico, ma quindi erano pagine lunghe, doppie, no? Allora, così le guardo, a un certo punto leggo l'articolo e a un certo punto lui finisce dicendo: dunque, di questa singolare raffigurazione del suburbio di Bologna manca, come si è detto, il quarto foglio, che doveva comprendere la zona di sud-ovest compresa fra via San Mammolo e la via Emilia Ponente. Le nostre ricerche per rinvenirlo sono state vane, ma non è impossibile che lo si succeda in qualche biblioteca o più probabilmente ancora in una qualche raccolta privata. Qualcuno dei nostri eruditi lettori vorrà aiutare a rintracciarlo. Beh, questo non è che mi dicesse tanto, capito? Però a un certo punto vedo che in queste tre mappe compare in uno una gallina, in un altro una lepre, un grande coniglio, e mi viene in mente che noi avevamo delle cose simili nel quale c'era un bel cagnone lungo così. A un certo punto le prendo fuori, oltretutto in queste c'è ortogonalmente, ci sono tutte le porte di Bologna, così divise in quattro, e dalle porte escono tutte queste strade che vanno alle Pievi. Per la miseria era quella, capito? Però il fatto, oltre a quella, noi ne avevamo altre 12. Allora io mi rivolgo subito allo storico Vittorio Lenzi, che è là, capito, autore anche di bel libri sulla battaglia di Zapolino, fratello di mio cognato, e gli dico la cosa, dico: guarda bene, vieni bene che guardiamo. Lui conosceva il dottor Fanti, chiede un appuntamento al dottor Fanti, ci presentiamo e lui rimane veramente per 2 o 3 minuti, non parlava, guardava. Ed erano, diciamo, erano quelle. Guarda un attimo così perché non è c'è un. E lui nel 90 fece con delle riproduzioni anche a colori, questa è una rivista, Il Carrobbio è una rivista, è un bel libro, anche quello annuale, con tanti riferimenti, diciamo che vari scrittori scrivono di storia, letteratura, anche quello. Lui fece, e fu molto molto bello questo che lui fece. Lui finisce dicendo
che siccome uno di questi disegni era firmato da questo Johannes Verblockus Angus Ruffensis, quindi di Rochester nel Sussex, e lui fa una ricerca presso l'università ma non trova niente, capito? Per un minuto non trova niente. Lui in un ulteriore articolo poi salta fuori questo, non è che se ne sapesse poi tanto, poi dopo invece furono fatti ulteriori studi e venne fuori, cioè, di tutto, capito, veramente. Questo era un personaggio molto importante, che con la Controriforma era dovuto fuggire pena. E aveva avuto anche un carteggio con la regina, era piuttosto importante. E arrivò a Bologna, molto probabilmente prende questo incarico. Secondo me, questi due, o forse anche tre, disegnatori, perché ci sono delle parti che sono diverse. Come così, io ho sempre un po' disegnato, e allora un po' ci sono delle cose che. E secondo me era stato affidato loro, dietro ricompensa, di fare queste cartine, capito? Per cui e molte di queste sono abbastanza proprio simili alla realtà, per cui evidentemente andavano anche sul posto, ecco. Lui ne fa a un certo punto una, che si vede che lui aveva nostalgia lì d'Inghilterra, ne fa una, e la Pia di Laurenziano è gotica proprio, e comunque diciamo che molte chiese sono disegnate dal vero, anche quella di San Michele, piccolina, che è sopra Pregatto, è molto molto simile, e comunque è molto bello anche andare a cercare in queste mappe, in tanti di questi posti io non sono mai stato, nonostante sia un po' girandolone qui su per le colline, così, ma tante di queste chiese io non ho mai viste. Per esempio c'è anche quella delle lagune, e siccome noi Osti veniamo dalle lagune, insomma è un po', e all'interno lì della chiesa delle lagune c'è la pala d'altare di questo San Nicolò, dipinta dal fratello di un mio bisnonno, dunque Raffaele Pedrelli, ecco. Insomma, è una cosa che. Comunque, io questo catalogo delle pievi di 1575, io le chiamerei è una guida stradale turistica per conoscere topograficamente la diocesi bolognese e andare a vedere i posti che non conosci. Andare a vedere tutte queste le chiamerei adesso location. Basta. Finito. Sì. Quindi abbiamo scoperto che il nostro libro ha anche una valenza turistica per andare a vedere il territorio. Ecco, io direi di concludere, come vi ho detto prima, io alla fine faccio sempre il mio spot pubblicitario, che consiste in questo. Uscendo vedete sul tavolo le nostre ultime pubblicazioni. Una delle cose che presenteremo qui, e la dottoressa Curti è già d'accordo, è il volume su Dante, viaggiatore d'Appennino, e verranno a presentarlo Franco Cardini e la professoressa Roversi Monaco, e poi ce ne sono svariati altri, se ci volete dare un'occhiata, se li comprate siamo molto felici, anche perché l'associazione naturalmente si basa sulle quote associative e sulla vendita dei volumi. Se poi per caso qualcuno volesse anche iscriversi all'associazione, saremmo ancora più felici. L'iscrizione costa soltanto 30 euro all'anno ed ha diritto a ricevere a casa le due copie annuali del nostro semestrale Noether. Noi altri, sono circa 200 pagine, quindi non è poi così sottile il volume, fa parte di uno di quei 391 che ricordava la professoressa, biannuale, perché esce un numero in giugno e un numero in dicembre. Allora, rinnoviamo i ringraziamenti a tutti, prima di tutto a questo luogo meraviglioso dell'Archiginnasio, che ogni tanto spesso, devo dire, perché capita abbastanza spesso di venire a fare cose di questo tipo in questo luogo, che credo che sia
forse uno dei più o il più significativo all'interno della città di Bologna, e grazie soprattutto alle nostre ospiti. Tra l'altro mi è venuto in mente questo, che siccome le tre relazioni sono tutte e tre estremamente interessanti, quest'anno potremmo anche fare un fascicolo sulla rivista con tutte e tre i contributi, e potrebbe essere una cosa simpatica se naturalmente loro sono disponibili a continuare. E naturalmente grazie ancora a Gianluigi, con cui siamo diventati amici anche per motivi di carattere alimentare, ma questo non ne approfondiamo. Arrivederci e buonasera. Siamo sempre andati fuori a tema da tutte le...